3A, intorno a questo ruota il nuovo progetto di Banca Valdichiana, strettamente legata ad una risorsa importante appunto per la Valdichiana, quale l'agricoltura, che in questo momento sta tenendo nonostante la forte crisi economica. Sì, 3A è un'idea che è maturata un annetto fa, proprio Banca Valdichiana, studiando in occasione della propria assemblea di soci per l'approvazione del bilancio, quello che è il nostro territorio, le nostre peculiarità. Era già da qualche tempo che stavamo concentrandosi su questo argomento. E proprio un anno fa è nata l'idea di questo progetto 3A, agricoltura, agroalimentare e ambiente, che se ci pensiamo bene sono le caratteristiche della nostra bella Valdichiana. E da qui l'idea di collaborare con alcune società del gruppo del credito cooperativo per lavorare su un progetto importante che vede tre soggetti partecipare: Banca Valdichiana come banca del territorio e pertanto diciamo con un'attenta e profonda conoscenza di quello che è la nostra zona, il nostro territorio, le nostre aziende, le nostre peculiarità. E queste peculiarità, questa attenzione l'abbiamo sviluppata anche in questi anni con l'organizzazione di alcuni convegni che hanno cercato di dare valore a quella che è la nostra produzione. Però chiaramente in un progetto anche ambizioso bisogna avere delle componenti ben precise. E da qui la collaborazione con BIT, che è la nostra società di consulenza nel settore agroalimentare, agricolo, ma anche e soprattutto nel settore della ricerca nel risparmio energetico e tutto quello che è collegato a questo argomento. E più abbiamo anche necessariamente un progetto si chiude se c'è anche chi finanzia i progetti. E qui abbiamo tirato in ballo con noi l'ICREA Banca Impresa, IBI, che è la società del movimento che ha in questo momento anche un po' di liquidità per sostenere, per finanziare e per seguire poi lo sviluppo e la nascita, io mi auguro, o comunque sostenere delle imprese del nostro territorio. Siamo partiti con questo progetto, abbiamo già organizzato 3 convegni sul territorio per presentare la nostra idea, alcune operazioni le stiamo portando avanti e chiudiamo la presentazione di questa nostra iniziativa il 15, 16 e 17 di novembre, perché parteciperemo come gruppo alla manifestazione importantissima che si tiene ad Arezzo, Agritour. Pertanto ecco, il progetto è partito, lo stiamo definendo, lo stiamo presentando e poi lavoreremo con le società del territorio, con le associazioni di categoria, tutte le associazioni di categoria, per cercare di mettere insieme il più possibile le sinergie e le disponibilità per essere sul territorio produttivi e a rispondere a quelle che saranno le richieste, mi auguro, che ci verranno rivolte. Con forte legame con il territorio, quello di Banca Valdichiana, a sostegno quindi dell'agricoltura, un settore che ultimamente è molto rivalutato soprattutto dai giovani che si stanno riavvicinando casomai con specializzazione più all'avanguardia, però insomma viene molto tenuto in considerazione. Ma questi sono dati che sono emersi sia nell'analisi che abbiamo fatto noi sul territorio della Valdichiana, perché abbiamo visto nei dati presentati all'ultima assemblea dei soci che fra i tanti purtroppo settori economici che sono in profonda crisi, e ce ne sono parecchi, quello che invece in questi ultimi anni ha tenuto, sta tenendo in mezzo a milioni di difficoltà, però i risultati sono meno negativi degli altri, è proprio il settore dell'agricoltura, della trasformazione e di quello che è un po' la caratteristica della nostra Valdichiana. Quello che è importante è che abbiamo visto che c'è tanti giovani che si stanno riavvicinando a questo settore che era stato un po' abbandonato per altri indirizzi. E questo degli indirizzi, ho letto una statistica che è recentissima su uno studio fatto a livello universitario, nel settore dell'agricoltura o comunque nei settori legati al mondo agricolo le domande e di iscrizioni universitarie sono aumentate del 40-45%, mentre tutti gli altri settori sono in forte flessione. E questa è la dimostrazione che un settore che si sta avvicinando, dove si stanno avvicinando tanti giovani, è un settore che va seguito, va aiutato, va sostenuto anche con tutta una serie di iniziative che per fortuna in Regione Toscana si stanno sviluppando, che è quello anche
il sostegno dei finanziamenti, ma anche la valorizzazione dei progetti legati al mondo giovanile.